C'è chi dice che le bacchette sono tutte uguali, ma sentite qua. Come potete sentire, le bacchette non sono per niente tutte uguali, ognuna ha la propria personalità, il proprio suono, il proprio stile, la propria grandezza, lunghezza, cose varie, e quindi non è così, e oggi ve lo spiego suonandovi un solo groove con 7 bacchette diverse. Il groove è quello di Sound of Music dei Porcupine Tree, suonato dal grande Gavin Harrison. Sì, ciao ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Rest of Drums. Scusate, oggi ero preso talmente bene da spiegarvi il perché le bacchette non sono tutte uguali, ma ci sono tante tipologie di bacchette con tanti suoni diversi che non vi ho salutato, ho mandato poi direttamente la sigla, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che voglio fare oggi è utilizzare queste 7 bacchette che mi ha mandato Minor, che sono bacchette di tutti i tipi, da bacchette normali a bacchette minuscole a bacchette stranissime a bacchette signature, che non sono queste, ma comunque vabbè, sono queste di un batterista che è forse il batterista sui social più famoso che ci sia in questo momento. E quindi con queste 7 bacchette voglio andarvi a spiegare perché appunto è importante scegliere la propria bacchetta, con il proprio suono, col proprio feeling, tutto quanto, e soprattutto spiegarvi un po' le mie sensazioni, perché non ho mai avuto in realtà la possibilità di provare tutte queste bacchette insieme sul canale, quindi mi piace la cosa di dire ne prendo una, poi ne prendo l'altra, poi ne prendo l'altra, per provarle. Secondo me le caratteristiche di queste bacchette, che sono le caratteristiche un po' fulcro di questo video, sono il controllo, la potenza e la dinamica. Quindi il controllo significa come ti sta in mano la suonabilità della bacchetta, la potenza è quanto si riesce ad essere potenti sui fusti, sui piatti, con questa bacchetta, e non solo, anche quanto ci fa sentire potenti mentre suoniamo la bacchetta, e la dinamica per tutto quello che riguarda il range dinamico e anche la questione delle suonabilità delle ghost note. Quindi la suonabilità c'è sempre all'interno di queste categorie, diciamo, che è d'oggi, ma voglio andare a vedere appunto una dopo l'altra come si comportano le bacchette, partendo da questa. Quindi direi di partire assolutamente con le bacchette per eccellenza, le bacchette più standard di tutte, che sono le 5A, ovviamente, di casa Meinl. Queste bacchette qua, appunto, le 5A, c'è anche scritto standard 5A, perché sono appunto le bacchette, quelle che tutti usano, soprattutto all'inizio, poi tanti le usano anche dopo, però in generale quando si dice ho cominciato a suonare la batteria, che cosa prendo? 5A, e vai tranquillo. Quindi proviamole sul groove e poi capiamo controllo, potenza e dinamica. Ok, allora, come dicevo, queste super standard come bacchette. Per quanto riguarda il controllo, mi trovo bene, nel senso che chiunque si trova bene con queste bacchette, quindi punto a favore di queste bacchette sicuramente la versatilità, perché chiunque, dai ragazzini alle persone più adulte, si trovano bene, quindi punto a favore perché sono super versatili. Punto a sfavore se vogliamo parlare di personalità. Queste sono le bacchette, secondo me, con meno personalità in assoluto, perché ovviamente sono le bacchette che vanno bene per tutto, per tutti e per tutto, nel senso per tutti, come vi dicevo prima, e per tutto, perché con queste ci suoni dal jazz al metal. Quindi che tu debba fare, o che tu debba fare il blast beat, che io non so fare, vanno bene. Per quanto riguarda la potenza, sicuramente ne hanno, perché riusciamo a essere potenti sia nel momento in cui andiamo a suonare un rimshot o sui tom, sia nel momento in cui andiamo a fare delle ghost, e qui andiamo a parlare anche di dinamica. La dinamica io la capisco in base soprattutto a quelle 4 ghost che ha il groove di Sound of Music, che è questo.
devo dire che è buona, faccio diciamo un po' fatica tra virgolette a fare le ghost, nel senso che io sono abituato ad utilizzare bacchette più grandi rispetto alle 5A, quindi questa è una cosa super soggettiva mia, ma nel momento in cui vado a fare quelle 4 ghost mi sento come se dovessi dargli una mano, cioè solitamente, per come sono abituato io, lascio cadere le bacchette e faccio le ghost. Qui è come se ci dovessi pensare un pochettino, quindi questa dinamica inserita insieme al controllo, devo dire che su questo punto qua ho fatto un po' più fatica rispetto al solito. Adesso magari cambiamo bacchette, andiamo a provare un paio di 5B, così mi avvicino un po' alle mie bacchette solite. Andiamo a provarle. Quindi, eccole qua, siamo con le standard 5B. Ci avviciniamo un po' di più a quello che piace a me per quanto riguarda le bacchette, quindi bacchette un po' più grandi, potrebbero essere fin troppo grandi per me queste bacchette, ma vediamo. Però direi, proviamo il groove e poi ne parliamo, perché finché vi parlo così senza provarle non saprei bene cosa dire. Proviamole e poi vediamo. Ok, allora, queste qua sicuramente meno versatili rispetto alle 5A, perché sono più grosse, non mi sembrano così tanto più pesanti in realtà, aspettate un attimo. No, mi sembra che come peso sia rimasto simile alle 5A, poi comunque qui vi metto dimensioni, peso, tutto quanto, però mi piace il fatto che non siano delle 5B troppo pesanti, perché è il problema tante volte delle 5B ed è il problema che ci fa poi rischiare di avere male ai polsi eccetera. Invece queste comunque sono delle 5B, quindi grandi, quindi come controllo a me piacciono di più, perché appunto me le sento più in mano, ma senza dover avere delle mazze da golf. Boh, mi viene mazze da golf, ma vabbè, da baseball direi che è meglio, forse da baseball. E facendo una fatica pazzesca con queste, zero fatica, devo dire. La questione ghost mi piace di più, anche se il peso è rimasto lo stesso, comunque il controllo per quanto mi riguarda è migliorato, perché torna quella cosa là del lascio cadere le bacchette e le ghost, tra virgolette, si fanno da sole. Quindi controllo ottimo. Per quanto riguarda la potenza, vabbè, raga, che dire. Cioè, queste sono delle 5B, quindi ancora più grandi delle 5A. Potenza ne hanno da vendere e questo significa che vanno molto bene per generi più potenti, tipo rock, tipo il metal non troppo veloce, diciamo rock, hard rock, metal, pop, van benissimo per il pop, e per quanto riguarda la dinamica anche direi come le 5B, come dinamica siamo al pari livello, con la cosa che le ghost sono più facili da fare. Il suono sui piatti dato dalla punta, hanno questa punta un po', sembra un'oliva ma più arrotondata, adesso non so se si possa vedere di qua, ma direi di sì. Comunque, come potete vedere, c'è questa punta e quindi mi piace, perché dà un buon rimbalzo a questa bacchetta e un buon attacco, che è molto importante soprattutto per generi come pop, rock e metal. Adesso passiamo completamente dall'altra parte, rimaniamo ancora sullo standard, passiamo dall'altra parte completamente, voglio vedere cosa succede al mio cervello passando da una 5B a una 7A. Eccole qua, allora. 7A, come potete vedere, c'è scritto sempre standard, perché ovviamente le bacchette standard sono 5A, 5B e 7A. Proviamole e poi ne parliamo. Sono curioso di provarle subito dopo le 5B. Proviamole sul groove. Ok, allora, diciamo che
sono strane queste 7A. Me l'aspettavo molto più leggere e in realtà anche un po' più colte. Come peso, vi scrivo sempre tutto qua, ma ho deciso appositamente di non guardare il peso e la lunghezza delle bacchette per capire come le sento in mano. Queste secondo me sono più leggere rispetto alle altre, rispetto alle 5B, ma rispetto alle 5A anche, ma in realtà hanno un bilanciamento che te le fa sembrare più pesanti di quello che sono. Questa è una cosa che non mi dispiace, il bilanciamento verso avanti, non mi dispiace perché appunto non sembrano delle 7A normali e anche come lunghezza secondo me sono più o meno come le altre, non sono più colte perché me le sento bene in mano, quindi non rischio di andare a suonare magari con le bacchette in questo modo qua, che non è il massimo della vita, ma riesco appunto ad avere la bacchetta comunque che esce un po' dal mio palmo. Quindi sicuramente delle ottime bacchette. Per quanto riguarda la potenza sui tom e sul rullante, secondo me è cambiato niente alla fine. Per quanto riguarda i piatti, un po' ovviamente si va a sentire la questione del suono, soprattutto su ride. Rimbalzo minore rispetto ad esempio alle 5B di prima, hanno una punta sembra abbastanza allungata, ma ovviamente essendo più piccola la punta abbiamo meno suono. Queste sono delle bacchette anche secondo me abbastanza versatili se non si va su generi troppo pesanti, anche se questa è una regola che non funziona perché Jeff Porcaro usava delle 7A. Quindi non perché facesse generi pesanti, ma lui poteva suonare qualsiasi cosa, quindi è sempre tutto molto soggettivo, come vi dicevo prima. Però per quanto mi riguarda io comunque mi sentirei anche abbastanza tranquillo, non sono le mie bacchette, ma mi sentirei abbastanza tranquillo di utilizzarle anche in ambito pop rock tranquillamente, proprio per questo peso che hanno verso avanti. E infine, per quanto riguarda la dinamica, sicuramente buona perché riusciamo a passare da una potenza molto alta, al pari quasi, secondo me al pari direi delle 5A, perché non ho sentito grande differenza se non sul ride, ma volendo riusciamo ad arrivare anche a una dinamica molto molto più piano, perché ovviamente abbiamo delle bacchette più piccole. Quindi sicuramente ottime bacchette queste, non me l'aspettavo perché per me le 7A sono delle bacchette che proprio non uso, ma in realtà queste mi piacciono, quindi non sono male. Adesso facciamo una prova totalmente diversa, dato che abbiamo fatto 5B, poi siamo passati alle 7A, proviamone un paio molto più piccole delle 7A, che probabilmente non avrete mai visto. Nano Stick di Meinl, non so se potete vederle di qua, come vedete sono all'interno dell'involucro. Devo dire che Meinl sulla questione perfezione di involucro eccetera è sempre super top. Queste sono delle bacchette molto 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 particolari, perché sono delle bacchette lunghissime e sottilissime, sembrano un po' le bacchette del sushi, ma lunghissime. Quindi ve le faccio vedere, spero di riuscire a farvele vedere da questa camera qua. Come potete vedere, Nano Stick, quindi delle bacchette veramente veramente molto 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 lunghe, ma che non hanno punta perché finiscono così. Sono curioso di sentirle sul groove, ma io nel momento in cui vado a provare delle bacchette tipo queste qui, tipo i mallet, tipo le spazzole, cose del genere, gli metto una sordina sul rullante perché mi trovo meglio. Quindi gli metto il mio portafoglio senza andare a prendere Ghost, senza andare a prendere Mungel eccetera eccetera. Che strano, proviamole sul groove. Ok, allora, sono molto 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 strane come bacchette, bisogna abituarsi per prima cosa, perché sono delle bacchette da non tenere così probabilmente come le ho tenute anch'io adesso per abitudine, ma probabilmente sono da tenere un pochettino più avanti.
Partirei a parlare della dinamica con queste bacchette, che è la cosa che più mi ha scioccato, nel senso che sono delle bacchette ovviamente per suonare piano, e questo, vabbè, sono delle bacchettine piccole, non è che possiamo menare con queste bacchette qua, ma come dinamica ne hanno poca, secondo me, perché sia quando vado a fare degli accenti, al di là del rimshot, ma se vado a fare degli accenti o delle ghost, cioè, non cambia così tanto. La dinamica c'è, un po' più forte, un po' più piano, ma in realtà rimangono lì, sempre sul piano andante, ma comunque la dinamica rimane più o meno lì. La cosa che mi è piaciuta è che però se vado a fare un rimshot, a parte che non mi si spacca la bacchetta, nel senso che, ok, non le ho provate tantissimo, ma non ci sono segni, quindi sono abbastanza tranquillo a fare il rimshot. Non bisogna ovviamente menare come dei fabbri, ma comunque sono abbastanza tranquillo, e quando andiamo a fare il rimshot ha una stecca impressionante che gli permette in quel caso di avere una dinamica molto maggiore rispetto alla poca dinamicità che avevano prima. Quindi la cosa carina è che hanno tanto tanto attacco, sentite sulle Ghost. E anche quando andiamo a suonare i tom hanno molto 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 attacco, sentiamo sul Ride. Il Ride ha un suono, non spero si senta video, ma ha un suono diversissimo rispetto a tutto. Ok, quindi provandole un po', appunto, sono molto 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 particolari, ci va un po' di prove su queste bacchette, un po' di abitudine, perché adesso che le sto suonando un pochettino mi abituo e capisco come funzionano. Sono delle bacchette completamente diverse da tutte le altre e appunto all'inizio quando le provi dici: cos'è sta roba? Allora, non ho controllo, non ho la dinamica, rischio di spaccarle. In realtà non mi sento di dire questa cosa, nel senso che alla fine dinamica ce l'abbiamo, perché appunto nel momento in cui impariamo come fare, ad esempio ride e campana hanno una dinamica completamente diversa, rimshot e ghost note hanno una dinamica completamente diversa, quindi la cosa bella secondo me di queste bacchette è che possiamo decidere molto di più quale dinamica vogliamo tenere. Quindi se abbiamo un concerto con una chitarra acustica, noi possiamo fare tranquillamente dei groove piano. Se abbiamo bisogno di volume, le preferisco ad esempio ai mallet per la questione se siamo con una chitarra acustica, perché io con la chitarra acustica ad esempio utilizzavo i mallet, no i mallet, che dico, le Otroz, quelle con tutti i vari filamenti che dopo vediamo, ma queste le preferisco perché con le Otroz quando vai sul ride non si sente più nulla, invece in questo caso il ride c'è, lo possiamo suonare quasi normale perché loro comunque lo terranno piano come volume. Controllo non è così male, devo dire che mi aspettavo molto peggio da questi stecchini, sembra, del sushi, e invece no, mi piacciono, non me l'aspettavo, ma mi piacciono in contesti appunto acustici o percussivi probabilmente, perché per chi suona le percussioni, magari batterie e percussioni, secondo me queste sono perfette. Quindi, belle, bravi, mi piacciono. Non me l'aspettavo, ma mi piacciono. Adesso non vi dico niente.
Da-dan! Eccole qua le signature stick di Elestepadio Siberiano. Ho già fatto un video, tra l'altro, su Elestepadio Siberiano. Belle, molto carine. Guardate che carine. Siamo così, così almeno stanno vicine, ma molto molto carine, con il suo logo, si vede, spero di sì, col suo logo, con il nome e il logo di Meinl. Molto interessanti, queste sicuramente sono più lunghe delle altre, mi sembrano anche più pesanti. No, non lo so, perché ho preso le Nano Stick prima, quindi devo prima prendere un paio di bacchette 5A per farmi di nuovo la mano e capire, aspettate un attimo. Sì, sono più pesanti, ok. La sensibilità alle mani ce l'ho ancora. Andiamo col groove. Ah, prima devo togliere il portafoglio. Ok, allora, queste sono appunto, come vi dicevo, più lunghe, più pesanti. Devo dire che sono molto belle, come controllo sono quelle con cui mi trovo meglio. Ripeto, è molto soggettiva come cosa, ma per me queste sono quelle col controllo migliore di tutte. Hanno la punta come le altre, in realtà, quindi... Quindi piatto molto definito, essendo un po' più pesanti, se si va un po' in velocità sul ride diventa un attimino più complicato, nel senso più affaticante, però bellissime bacchette, con queste ci devo stare abbastanza poco perché il controllo è quello che mi piace di più di tutte. Perfette, e come potenza non è solo il volume, ma è anche, come vi dicevo anche all'inizio del video, non è solo il volume, ma è anche il quanto ci fa sentire potenti suonare con queste bacchette, quindi la suonabilità anche di queste bacchette. E per quanto riguarda la dinamica, andiamo da forte a piano, tranquillamente, quindi mi piace. Per quanto riguarda le 4 Ghost, sono quelle con cui mi trovo meglio, perché le sento in mano e dico ok, lascio cadere le bacchette e faccio ste 4 Ghost. Quindi queste per ora sono le migliori di tutto quello che ho provato. Bravo Elestepadio Siberiano, ti sei fatto fare un bel paio di bacchette. Rimaniamo su bacchette grandi e andiamo a prendere le Concert SD1. Queste qua sono delle bacchette belle grandi, direi, mazza, queste sono più grandi delle 2B, ma leggerine, comunque leggerine, con una punta completamente diversa, una punta molto 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 arrotondata. Guardate qua che punticina che ha. E bello, a me piace questa punta rotonda comunque, perché ha un suono sul piatto bello caldo, definito, mi piace. Ma proviamo il groove adesso, vai! Ok, allora, sono un po' grandine queste qua, ma per fare generi dove non bisogna andare troppo veloce, dove non si ha bisogno di troppa troppa tecnica, forse le preferisco alle Elestepadio Siberiano, perché le senti in mano, proprio dici cacchio, ah, sono potentissimo. Belle, belle, queste sono quelle ancora di più che lasci scendere e ti fanno la Ghost.
Sì, per la velocità tengono, ma ovviamente dopo un po', anche se sono leggere, si fa un po' fatica. Quindi per me sono le migliori bacchette per andare non troppo veloci. Quindi se avete un gruppo stoner, queste sono perfette. Quindi molto 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 belle. E, appunto, dinamica, comunque pur essendo così grandi, riusciamo ad avere una dinamica molto molto forte, penso la dinamica più forte di tutte, anche sui piatti. Un volume pazzesco, ma per quanto riguarda le Ghost, riusciamo ad avere una buona dinamica sulle Ghost perché non ci serve controllarle troppo, perché hanno un buonissimo controllo e quindi alla fine... ci stanno dentro, belle, mi piacciono molto queste, mi piacciono molto, molto belle, ma adesso... andiamo a provare un paio di bacchette un po' matte, mi sembrano. Proviamole, prendiamole, poi vediamo. Le bacchette matte. Allora, questi sono dei mallet. No, ancora con questi mallet. Sono delle simili trots che si chiamano Ask Brush. E se riesco a tirarle fuori, si sono impigliate. E beh, in effetti, ma perché... le ho tirate fuori per vederle, poi secondo me le ho messe al contrario, perché andrebbero messe verso il basso, mi sa. Comunque, eccole qua, queste sono le Ask Brush. Ve le faccio vedere di qui, sperando sempre che le metta a fuoco. Molto, molto particolari queste bacchette. Sono molto grandi, quindi direi di andare subito a... allora, mettere il portafoglio, perché come al solito... ah, è caduto il taglierino. Mettere il portafoglio... poi andare a provare il groove e poi vedere. Vai! Ok, allora, ovviamente questo non è il groove giusto per provare queste bacchette, ma volevo provare le bacchette sullo stesso groove, quindi queste qua, allora, devo dire che lasciano alcuni peletti, poi ne hanno talmente tanti che non c'è problema, ma lasciano alcuni peletti sul rullante. Sicuramente, appunto, queste non sono per suonare dei groove così, ma sono da utilizzare in altro modo, cioè sono da utilizzare, ecco questo pelo, sono da utilizzare ad esempio sul rullante. E devo dire che il suono che fanno sulle Ghost mi piace comunque tanto, è un suono bassissimo, che è uno di quei suoni che quando senti acustici dici buh vabbè, poi solitamente con il rullante, col microfonando rullante sopra e sotto viene una bomba. Quindi sicuramente belle, controllo non so che dire, nel senso che sono delle bacchette comunque pesanti e ovviamente bisogna fare tutto con queste bacchette, tutto noi, nel senso non è che possiamo stare a usare troppo le dita al rimbalzo che praticamente non c'è, quindi ad esempio quando ho fatto il Sound of Music questa parte... questa parte ovviamente è una parte che ho dovuto fare coi polsi. Quindi ci vuole sicuramente una buona tecnica se volete utilizzare queste bacchette, bisogna stare attenti a non farsi del male, perché ovviamente nel momento in cui non possiamo utilizzare rimbalzi dobbiamo suonare tutto noi, bisogna fare attenzione, però per alcune cose sicuramente molto bene. Da suonare sui tom, i tom hanno volume solo se li suoniamo, esatto, solo se li suoniamo col rimshot. Però in generale comunque per alcune cose vanno molto bene, ovviamente versatilità molta poca, ma
da utilizzare appunto in alcuni contesti. Sul ride non suonano, credo. Non suonano. Ma secondo me una cosa che si potrebbe fare è utilizzare, dove l'ho messa? Una bacchetta brush e una nano stick. Secondo me questa potrebbe essere un'accoppiata non male. Vediamo un attimo. Cioè, nano stick che suona sul ride. Non è male, non è male, ovviamente non possiamo poi andare a fare. Vabbè. È strano perché hanno un rimbalzo completamente diverso. Però secondo me questa è un'accoppiata vincente perché eliminiamo il problema dei brush, questi qua, queste simili trots sul ride con le nano stick, utilizzando la bacchetta più piccola che abbiamo provato con la bacchetta più grande che abbiamo provato. Quindi è sicuramente molto interessante fare questa, è stato molto interessante fare questa prova, perché avere appunto sette bacchette completamente diverse, tutte da provare una dopo l'altra così su uno stesso groove, è stata una cosa molto figa secondo me, ti fa capire bene quali sono le differenze delle bacchette. Quindi quando le provate, provate a fare la stessa cosa con una e poi con l'altra per capire subito le sensazioni diverse. Come avete visto, ci sono bacchette più standard come le 5A, le 5B, le 7A, eccetera, che sono bacchette normali, diciamo, che però anche loro, ad esempio la 5A è più versatile, la 5B va meglio più per il rock, il pop, eccetera, quindi per cose un po' più pesanti, la 7A magari per rimanere su dinamiche un pochettino più basse. Abbiamo provato le bacchette di Restrepario Siberiano, che hanno sicuramente un controllo pazzesco. Le bacchette con più controllo sono state le Restrepario Siberiano e quelle più grandi, le Concept, come si chiamano? Aspetta, le... vabbè, comunque quelle lì, le Concept qualcosa, con più controllo di tutte, le Restrepario Siberiano tra 5A e 5B, le Concept più grosse delle 5B, ma un po' più leggere, quindi tutte e due comunque devo dire buone. Le Concept, ma non so, no, le Concept appunto vanno bene se non dovete andare troppo veloci. Per bacchette strane, le Nano Stick, rivelazione comunque di questo video, perché sono delle bacchette, per quanto possa sembrare impossibile, soprattutto appena le prendi in mano, molto utilizzabili in vari contesti. E invece le brush, le simili trots, sono le bacchette molto settoriali, quindi poco versatili, che vanno bene a fare alcune cose, ma per quelle cose che vanno bene devo dire che suonano molto 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 bene. Vi ricordo che oggi ho provato anche la Mapex, cioè ho suonato la Mapex Saturn, che ho già provato in vari video. Trovate il video sulla Mapex Saturn, provate il video sul rullante Black Panther Scorpion che ho utilizzato oggi, quindi trovate un bel po' di video qui sotto. Fatemi sapere qual è la vostra bacchetta preferita e se avete mai fatto una prova del genere, quindi un solo groove con un sacco di bacchette. Noi ci vediamo al prossimo video. Commentate, iscrivetevi al canale, sul sito Gastrum Drums che c'è linkato qui sotto, ci sono tutti i miei corsi, tutto quanto. Ci vediamo al prossimo video, ciao.